Grazie, sentiamo Chicca a Roma, buongiorno. Allora. Buongiorno Chicca, che succede? Che biglietto hai trovato scritto? No, veramente l'ho lasciato io, tanti anni fa non esistevano ancora i cellulari, vedi in una macchina parcheggiata delle poderine, andavano di moda all'epoca le poderine decorate con animali, cose particolari. Come no? Mia mamma all'epoca montava a cavallo e c'erano queste poderine stupende con tutte teste di cavallo. Sì. E allora ho detto, oh, che belle, voglio regalarle a mia mamma. Sì. Lascio un biglietto sotto il tergicristallo dicendo sono molto belle le poderine della sua automobile, per favore mi può telefonare a questo numero, vorrei sapere dove le ha comprate. Sì. E lascio scritto Chicca, quindi evidentemente un nome femminile e il numero di telefono. Eccola di casa. Sì. Di casa. Mamma mia. Questo mi telefona e dice, ah, buongiorno, io ho trovato il suo bigliettino unico, grazie, che gentile che mi ha chiamato. Allora, sa, perché mia mamma è appassionata di cavalli, dove le ha comprati? Guardi, veramente me le hanno regalate, quindi non lo so. Io perché non ci vediamo per un aperitivo insieme? E l'ha buttata lì. E allora ho detto, guardi, la ringrazio, ma sono stata contenta, parata, sa, dico, tra l'altro la sua macchina l'ho vista parcheggiata vicino al nido di mia figlia. Allora lei è signora, non è signora, no? Beh, meglio. Signora. Ecco. Va bene, grazie, arrivederci. Ha cominciato a telefonarmi tutti i giorni. No. Chiedendo di andare a prendere un aperitivo insieme. Ma pure tu, però, Chicca, che ingenuità, Sì. Io sono ingenua, ma tuttora, passati tantissimi anni, sono una patata, sono proprio ingenua. Ecco. Insomma, ho dovuto comprare la segreteria telefonica e ho smesso di rispondere al telefono. Prima sentivo chi era e poi decidevo se rispondere o no. Era l'uomo che sussurrava ai cavalli, ma sussurrava anche a te, però in qualche modo bisogna stare attenti. Chicca, grazie. Ciao. Andiamo.